Il giorno delle votazioni si avvicina sempre di più, molti gli appuntamenti elettorali. Rivoluzione Cristiana, a sostegno del candidato sindaco Biondi, mette in campo il progetto Quarti ed il progetto Sviluppo, focalizzandosi soprattutto sul lavoro. Propongono, tra le altre cose, la moneta parallela, sperimentato già in altre parti d'Italia. Noi, come lui, crediamo fortemente nell'identità della città, per cui vogliamo ripartire dai quarti, che sono il simbolo della nostra storia e sono il punto dal cui è iniziata la storia aquilana. Quindi il nostro progetto è una valorizzazione dei quarti, individuando per ognuno una vocazione. Quindi ci sarà il quarto dedicato alla cultura, il quarto dedicato all'ambiente, il quarto dedicato ad artisti, artigiani, aquilani e il quarto dedicato alla scienza. È una sperimentazione che è stata fatta in molte parti d'Italia e praticamente consiste nel creare un circuito parallelo. La nostra idea è quella di creare un circuito parallelo attraverso dei benefici dati alle famiglie e ai commercianti che possono utilizzarle per scambiarsi monete in maniera virtuale. Questo che cosa comporta? Al di là delle specifiche tecniche, comporta che si mette in circolazione una ricchezza che però rimane sulla città dell'Aquila, perché fuori non potrebbe essere spesa, perché non avrebbe valore, non ci sarebbe interesse. In questo modo funziona un po' come i coupon dei supermercati, cioè tu vai al supermercato, ti danno il buono sconto che tu puoi riutilizzare sempre in quel supermercato, in questo caso sarebbe nel circuito aquilano e rimarrebbe a sostegno dell'economia aquilana, perché per esempio le grandi catene di distribuzione non potrebbero utilizzarlo perché non possono riutilizzarlo all'esterno. Alessio Ciccone ha voluto spiegare l'importanza della ricostruzione delle case, dando però la priorità al lavoro. Non c'è ricostruzione che tenga se manca il lavoro, ha detto. La ricostruzione deve ripartire sì dalle case, ma soprattutto dal lavoro, perché non ci sono case che tengano se non c'è la popolazione che in questa terra continua a lavorare e che in questa terra continua ancora a credere, ma anche attraverso la cultura che l'Aquila negli anni ha dimostrato di avere e anche attraverso l'orgoglio che tutti gli aquilani devono rivendicare con forza l'11 giugno.